Chiara e Camilla si trovano nella casa di Chiara e stanno per pranzare. Ciao Cami, tutto bene? Oh sì, dai, grazie, sto cucinando la pasta. Arrivo. Sai, ho appena comprato il sale rosa dell'Himalaya. L'ho sentito parlare molto bene e ha moltissime proprietà benefiche. Ma cosa stai dicendo? Allora, costa tantissimo ma ne vale davvero la pena. Ha delle peculiarità quasi miracolose e ha un colore accattivante. Io lo uso raramente, solo in occasioni particolari. Ma sarà una delle solite cose che usi su internet. E dai, sentiamo, quali sono queste particolarità? Allora, innanzitutto, per te che hai problemi vascolari e problemi di insonnia, questo sale potrebbe aiutarti a stare molto meglio. Ma mi sembra molto strano. Io da anni che soffro di questi problemi. E solo i medicinali mi fanno stare meglio. Dai, prova questo sale e vedrai che ti aiuterà. Ok, lo provo solo per farti vedere che non devi girare tutto quello che vedi in internet. Sei sempre la solita, Cami. Ci vediamo quando questo sale avrà fatto i suoi effetti. Ok, dai, ci vediamo. Ciao, Cami. Ciao. Dopo qualche giorno Camilla torna a casa dell'amica. C'è però un grande problema. È aperto! Messo. Vieni Cami! Sì, arrivo. Tutto bene? Sì, il sale ha fatto miracoli. Guarda! Oddio Cami! Come sono tutti questi puntini sulla faccia? Il tuo miracoloso sale! È questo il risultato! Ma com'è possibile? No, ci deve essere un altro motivo! Nessun altro motivo! Come al solito avevo ragione io! Te l'ho detto mille volte di non fidarti di tutto ciò che vedi su internet! Oh, mamma mia, Sempre con me la prendete, sempre con me. Ci vediamo quando è passata sia l'acidità che i puntini. Mamma mia, Chiarona, non devi prendere per queste cose, dai. Ciao. Questo scambio di battute fra le due amiche serve per farvi capire che tutto ciò che leggiamo su internet non è sempre vero. Chiara Piaggi, Stella Camilla, Sofia Volpi.